cavaliere, dicevo sì, c'è il silenzio. È sempre una grande piacere, per me davvero, sempre emozionante di vederti così numerosi, specialmente che oggi abbiamo una nuova stagione culturale, celebriamo l'apertura della stagione culturale dell'Accademia d'Egitto a Roma 2022-2023. Grazie per tutto, per essere sempre con noi e un ringrazio speciale alla Fondazione Sti Benedetti, al suo presidente, il caro amico cavaliere Eugenio Benedetti Gallio, per il loro sempre sostegno. Prima di iniziare, ho il piacere di condividere con voi un video della parte della Sua Eccellenza Nidine Chileni, nostro nuovo ministro della cultura egiziana, che vi mando il suo auguri dal Cairo. Allora, Alex, per favore. إنه من دوائر سوريا نشأ السوريين اليوم حفل افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية بروما، الذي ينطلق هذا العام تحت مسمى مصر إيطاليا حضارة وثقافة، تأثيرات متبادلة بهدف تسليط الضوء على العديد من التأثيرات الحضارية والثقافية والفنية المتبادلة بين مصر وإيطاليا، للتأكيد على دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين البلدين، وهو الهدف الأساسي المنوط به الأكاديمية بروما، والذي تعمل جاهدة على إبرازه عبر العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. تحظى الأكاديمية المصرية للفنون بروما باهتمام خاص باعتبارها منبرا للثقافة المصرية والبوابة الذهبية لعبور الإبداع المصري إلى قلب أوروبا، وأحد أذرع الدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة المصرية. فمنذ تأسيس الأكاديمية وهي تلعب دورا فعالا في لقاء الثقافات وحوار الحضارات، حيث تعد إحدى أهم الحلقات التنويرية في سلسلة المؤسسات الثقافية والفنية التي ترعاها الدولة المصرية، وأيقونة التواصل الحضاري بين مصر وإيطاليا ومختلف شعوب أوروبا. ويأتي الموسم الثقافي هذا العام بالتزامن مع حدثين بالغي الأهمية للثقافة والحضارة المصرية، وهما مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك مرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، وهو ما يعد البداية الحقيقية لعلم المصريات. ومن هنا جاءت فكرة حفل الافتتاح للاحتفاء بالفرعون الذهبي توت عنخ آمون، والذي تم اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر 1922، حيث يعد الاكتشاف الأكبر والأشهر من نوعه في تاريخ الإنسانية، ليتم الاحتفاء بتلك الذكرى المتفردة في كافة أرجاء المعمورة. وإنني إذ أتوجه بخالص تحياتي لحضراتكم جميعاً، وأدعوكم لمتابعة ما تقدمه الأكاديمية من الفعاليات والنشاطات المختلفة، حيث كما أتوجه بالتحية لفريق العمل بالأكاديمية على الجهود المبذولة لاستمرار تألق الأكاديمية المصرية للفنون بروما. شكرا لكم وخالص تمنياتي بموسم ثقافي وفني متميز، وكل عام وأنتم بخير. La COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite
Ritorniamo al nostro event e alla nostra cultura. Quest'anno abbiamo scelto Kosovo, Egitto e Italia. Non ancora. Egitto e Italia, civiltà, cultura, reciproche influenze, per essere all'insegna di tanti e profondi scambi che sono avvenuti tra i nostri paesi, iniziati secoli fa e tuttora molto vivi. Sarà una stagione culturale ricca di eventi che metteranno in luce le nostre affinità, la storica e solidale relazione tra Egitto e l'Italia e in che modo questa amicizia ha reso possibile così tante le reciproche influenze. Da spiegare un po' questa foto. A destra è il tempio di Dendera, un tempio greco-romano di Egitto, e a sinistra abbiamo il soffitto del Cappella Palatina. Allora abbiamo davvero le reciproche influenze in una foto. Quest'anno, il 2022, è un anno davvero speciale. Sono trascorsi infatti 200 anni della scoperta della famosa stella di Rosetta e la decodifica dei geroglifici grazie all'archeologo e egittologo francese Jean-François Champollion nel 1822. E durante la nostra stagione culturale, precisamente in marzo, abbiamo speriamo avere un grande evento da celebrare in questi 200 anni di egittologia. Perché questa scoperta segna anche la nascita dell'egittologia come scienza. Il 2022 segna anche un'altra importantissima ricorrenza che tutto il mondo sta celebrando. Perché lo scorso 4 novembre sono infatti trascorsi 100 anni della sensazionale scoperta della tomba di Tutankhamon e il giovane faraone dorato, che regna tra 1332 e 1323 a.C. Era il 4 novembre 1922 quando Howard Carter e Lord Carnarvon scoprirono nella Valle dei Rei l'ingresso della tomba del giovane faraone. È passato alla storia il loro dialogo. Vedi qualcosa? Sì, meraviglie, vedo oro. Si tratta infatti dell'unica tomba ad essere rinvenuta intatta. Anche la mummia era in ottimo stato di conservazione. Pensato, il suo corredo funerario conta quasi 5.000 pezzi. Un simile evento merita di essere sempre ricordato e una testimonianza rarissima che ha dato un forte impulso all'egittologia. Ora passo la parola a signor Nelly Haiba, chargé d'affaires dell'ambasciata d'Egitto a Roma. For the inauguration of the winter season. Second, I would love to tell you that, as it was mentioned in the speech of Dr. Heba, that Egypt is witnessing now a very important events. There was the commemoration of 100 years of the discovery of the tomb of Tutankhamun, and also we are witnessing these days the COP27, it's the International Environmental Conference, and we are pleased to host Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy. And I would love to say a small thing about Tutankhamun, that 300 years before Christ BC, the Ptolemy was in Egypt, and the second king, he was Ptolemy II, he was very interested in the registration of the history of the pharaohs. So he asked Manitomi, and he was very important historian during that time, and it was the first time that they registered the history of the pharaohs. And it was divided by three big kingdoms.
kingdoms, the old, the medium, and the new kingdom, divided by 30 dynasties. And if we review all the names of the kings, Tutankhamun was a minor king, maybe because he ruled for a very short duration. For 9 years, and he was 9, he died at 18 years. He died at 19. When we compare him to the big pharaohs who had great achievements, like Ramses II, Ramses III, Siti I, and other kings, there is no comparison. But what made him very important is the discovery of his tomb. It was untouchable from the sea. He was lucky. And for that, imagine, how was the tombs of the other kings, the great kings, like Ramses II, the Museum of Thutmose, the Pyramid of Cheops, and others. So I'm inviting you to go to Egypt, in the Valley of the Kings in Luxor, to visit the Valley of the Kings. We still can see, witnessing these tombs with their marvelous paintings and everything like it was painted yesterday. And thank you so much. Questa nuova stagione si presenta dunque già all'inizio ricca di importanti influenze da celebrare insieme. E come inaugurare al meglio la nuova stagione culturale se non celebrando i 100 anni della famosa scoperta di Tutankhamon? Per iniziare, prima di avere il nostro grandioso Roberto Giacobbo, vi proponiamo un interessante video su Tutankhamon che ci farà viaggiare nel tempo della scoperta nella Valle di Rei, al trasferimento del corredo funerario al Museo Egiziano di Tahrir e adesso da cui il faraone Dorato deve completare il suo ultimo viaggio per andare, speriamo, prossimamente al nuovo, un grande museo, il Gem di Giza. Buon visione, grazie. Thank you.
avere con noi un relatore d'eccezione, il famoso e il grandioso giornalista Roberto Giacomo, che ci offrirà che siete venuti, buonasera a Eugenio Benedetti e la moglie Anna Maria, buonasera agli ambasciatori, buonasera a tutti voi che siete appassionati dell'Antico Egitto e che condividete con me questa passione che ogni tanto riusciamo a vivere insieme. Questa sera avremo l'opportunità, vi ho portato un'esclusiva importante, sì, perché nella seconda settimana di gennaio, nella nuova serie di Freedom che andrà in onda sulle reti Mediaset, prima su Italia 1 e poi su Focus, la prima puntata sarà uno speciale, una notte, una serata interamente dedicata ai 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon. E sarà troppo bello. Sarà una serata unica perché un'intera serata completamente dedicata all'Antico Egitto, completamente dedicata a un solo uomo, è veramente unica. E tra l'altro abbiamo un'esclusiva perché quella puntata la farò insieme a un co-conduttore di grande livello che in esclusiva per un canale generalista per l'Italia mi ha affiancato in questo viaggio, che è il professor Zahi Awas. Sono tornato da poco dall'Egitto e vi racconteremo un Zahi con Zahi Awas una storia particolare, una storia di un faraone chiamato anche il faraone bambino perché ha vissuto solo 19 anni appena compiuti, stava per arrivare il 1300 a.C., poco prima del 1300 a.C. e ha avuto una vita molto particolare, è diventato faraone piccolissimo ed è a 9 anni ed è stato faraone per 10 anni ma poi è morto giovanissimo. Aveva probabilmente dei problemi fisici perché si doveva accompagnare con dei bastoni, ma io questa sera vi farò vedere tre estratti in assoluta anteprima ed esclusiva di questo speciale. E vi pregherei di non usare i telefoni perché sono immagini ancora da non pubblicare e quindi mi affido alla vostra comprensione, alla vostra correttezza, perché è un'assoluta anteprima. Sì, vedo i telefoni accesi, sì, vedo tutto. Ecco. Se noi continuiamo a guardare quel passato con gli occhi di chi vive nel 2000, magari siamo un po', come dire, arroganti, un po' presuntuosi. No, dobbiamo avere l'umiltà di tornare indietro nel tempo, nel capire che tipo e che eccezionalità stiamo vedendo. Perché per noi oggi è facile prendere un telefono, guardare un computer, informarci con un giornale, ma a quel tempo era tutta un'altra cosa. Vedere questa qualità, questo livello di manufatti, questa passione che veniva data all'eccellenza dell'uomo del tempo è veramente qualcosa di unico. Cioè, è un passato al quale dobbiamo rifarci per comprendere quanto è importante per noi vivere e conservare questa storia. La storia è lo schienale sul quale dobbiamo appoggiarci per andare verso il futuro. Più un popolo ha una storia, quello egiziano è uno di questi, quello italiano è un altro fra questi, più sarà per noi importante e veloce un futuro sano, perché abbiamo quell'esperienza. Io conosco tante persone, ho avuto la fortuna di girare il mondo tante volte, e vedo che ci sono persone che vivono in paesi che non hanno la stessa storia, che si sentono un po' smarriti quando si parla di storia dell'umanità, perché loro magari ne rappresentano una parte molto piccola, invece ci sono paesi fortunati come i nostri che possono raccontare questa storia così importante. Torniamo a questo ragazzo. Io ho avuto
la fortuna di trovarmi nella sala del tesoro dell'attuale museo che si trova in Piazza Tahrir e per un permesso realmente speciale. Guardo anche voi, se no guardo sempre in basso, che voi state continuando a guardare la mia fronte bassa, non è carino, no? Sto così. Allora, e mi ricordo una volta ho detto, possiamo aprirle una teca di uno dei sarcofagi? Sì, perché Tutankhamon era all'interno di tre sarcofagi. Quello che avvolgeva il suo corpo era in oro massiccio e pesa più di 100 kg di oro massiccio. È stata aperta quella teca. Sapete cosa ho sentito in quel momento? L'odore. Una teca chiusa da decine di anni, l'aria che era all'interno si era impregnata dell'odore di quel sarcofago. Io ho sentito l'odore del tempo di Tutankhamon ed è stato inebriante, scioccante, emozionante. Ho fatto fatica a raccontare alle telecamere, perché le telecamere non possono raccontare un odore, non possono raccontare un'emozione che nasce da un senso che non si riesce a trasmettere con il video. Bene, è successo questo. Per un attimo, per un tempo che l'aria è uscita da quella teca che mi ha colpito, ho sentito quell'odore, non lo dimenticherò mai più, perché è qualcosa di unico, di irripetibile e di straordinario. In quel sarcofago c'erano le resine, c'erano gli unguenti, c'erano gli odori della cerimonia funebre di Tutankhamon, che erano gli odori di quel tempo. Dovete sapere che ci sono delle cose che ci arrivano ai giorni nostri, ma che hanno un sapore anche antico. Faccio un esempio. Un personaggio storico discusso, ma che aveva una grande cultura e conosceva di medicina, di astronomia e anche di cucina, si chiamava Nostradamus, ha lasciato una ricetta per fare dei dolci, dei piccoli dolci, che lui chiamava cioccolatini, ma non avevano il cacao, quindi era cioccolato bianco, e questa ricetta è entrata in possesso dei beni culturali francesi, che l'hanno data in esclusiva a una pasticceria che ancora oggi, con la ricetta originale, fa queste pasticche di dolci che erano del tempo del Medioevo. Io vi giuro, voi assaggiate quel cioccolatino bianco e sentite i sapori medievali, perché sono fatti con gli stessi ingredienti del tempo. E questa è una storia importante, importante perché possiamo portare i sapori e gli odori dei luoghi dove andiamo. E questo è successo. Allora io adesso vi voglio cominciare a far vedere uno di questi tre brevissimi filmati. Tenete conto che la lavorazione non è completa, tenete conto che il professor Awas avrà i sottotitoli perché ancora non l'abbiamo doppiato, quindi è un prodotto grezzo ma nello stesso tempo intenso. E quindi io adesso prego Alessandro di mandare il primo video, ma prima vi dico di che cosa si tratta. Prima, noi conosciamo che nella piana di Giza ci sono le tre piramidi, c'è la Sfinge, c'è il tempio di fronte alla Sfinge. Quanti di voi sapevano che c'era un tempio fatto costruire da Tutankhamon? Sarà una delle cose che scoprirete quella sera, che questa sera vedrete in anteprima. Spenga quel cellulare e adesso vediamo. Si è costruito una casa proprio all'ingresso della Valle dei Re, che gli permetteva di alloggiare nel momento in cui stava lì a fare gli scavi. Gli scavi andavano avanti, ma lui non scopriva niente. Questa casa lui se l'è fatta a sua immagine e somiglianza, a tal punto che nella struttura della casa era prevista in muratura all'interno della casa anche la cuccia per il cane. C'era completamente realizzata come lui voleva, ma c'è di più. Voleva costruirla come e sentirsi in Inghilterra, a tal punto che ha fatto venire i mattoni dall'Inghilterra. Lui si è costruito una casa che era assolutamente a sua misura. Sono stati recuperati alcuni degli oggetti che erano originali nella casa, sono stati rimessi lì dentro, quindi se vi dovesse capitare di andare in Egitto, non perdete l'occasione di fare un salto nel tempo, di entrare nella casa di Howard Carter e di vivere esattamente come 100 anni fa gli ambienti che sono stati conservati in maniera così precisa. Poi che succede? Howard Carter stava scavando, lo sapete, ed è arrivato stava quasi finendo dicendo non abbiamo trovato nulla, che non stava cercando esattamente Tutankhamon, stava cercando dei reperti archeologici. Per errore avevano buttato la terra dei loro scavi in un punto che consideravano non importante,
voi sapete che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Lui ha coperto di fatto con il materiale di scarto il luogo dove c'era la tomba di Tutankhamon. E se non avesse pensato alla fine degli scavi di ripulire in parte quella terra che aveva buttato, un suo operaio, ripulendo, non avrebbe trovato il primo gradino di una scala che portava fino alla tomba. Voi pensate, la fortuna, oggi abbiamo i radar, abbiamo i RadScan, abbiamo una serie di apparecchiature che ci permettono di vedere sottoterra, ma al tempo non era così. E da quel gradino hanno cominciato a scavare. Noi oggi siamo a ridosso, pochi giorni fa era il centenario del gradino, ma attenzione, che prima di arrivare al sarcofago sono passati mesi e prima di completare lo svuotamento della tomba sono passati anni. Quindi non è che, oddio, l'abbiamo scoperto il 4 e il 5 abbiamo tirato tutto fuori, no. Perché Lord Carnarvon, che era il finanziatore, fu avvertito, andò a vedere la tomba che era ancora chiusa, non si era ancora arrivato, e tornando in Inghilterra si prese una polmonite e morì. Da quel momento non vi dico i discorsi sulle maledizioni, tutte queste cose, ma c'è una, pare ci sia, si pensa, pare, condizioniamo tutto, che ci sia una spiegazione molto tecnica, perché quando questi ambienti rimangono chiusi per molto molto tempo si formano all'interno dei funghi, delle specie di muffe, eh? Una di queste muffe, sentite il nome che è curioso, è l'Aspergillus ocaceus, che può, stiamo parlando del 1920, quindi di tempo dove la medicina non aveva fatto i passi in avanti che ha fatto oggi, questa particolare muffa all'interno di una persona non sana di polmoni o che aveva dei problemi poteva peggiorare la situazione. Quindi più che la maledizione poteva l'Aspergillus, che in ogni caso probabilmente è stato respirato da Lord Carnarvon quando è andato lì, ma nulla che ha creato poi dei problemi ad altri. Bastava non avere nessun problema polmonare e gente che è entrata prima non ha avuto nessun problema. Ma poco prima Eva ricordava che 200 anni fa è stata scoperta la stella di Rosetta. Cos'è? Un frammento di pietra dove lo stesso testo è scritto in tre lingue diverse, tra le quali il geroglifico e il greco. Quindi a quel punto si sono cominciati a fare i paragoni di traduzione. E adesso vi voglio dire, perché ogni tanto una risata ci sta anche bene. Dato che si parlava tanto di questa maledizione di Tutankhamon, prima della traduzione che fu fatta e prima ancora della scoperta della stella di Rosetta, si parlava di tante maledizioni in Egitto, le mummie, di qua, di su, di giù. E una volta una pietra fu trovata e dice: questa è sicuramente una cosa malefica, chi passa in questa tomba, no, una tomba scoperta molto prima della stella di Rosetta, beh, alla fine hanno tradotto cosa c'era scritto. Dovete sapere che per i faraoni le tombe le costruivano con tutti i pezzi di pietra nuova, per le persone meno ricche un pezzo di pietra già squadrato era una ricchezza, e magari un pezzo di pietra veniva messo sull'architrave perché era comodo per fare l'ingresso. Ecco, quel pezzo di pietra era stato preso a un'osteria e c'era scritto osteria. E quindi questo signore che si era sepolto, no, in questa cosa, non aveva nessuna maledizione, aveva solo una scritta che era precedente di un altro utilizzo di quella pietra. Quindi vedete come la verità è molto più diretta di quelle fantasie legate a qualcosa che non si conosce, che possono tirare. Io vi dico, quando c'è un mistero ve lo dico, lo sapete, ma quando una cosa è chiara ve lo devo dire con altrettanta chiarezza. Una persona che si conosce poco della vita di Tutankhamon è legata alla sua infanzia. Sì, perché lui sì è morto giovane, ma ha avuto anche un'altra disgrazia. La mamma è morta giovane. E allora a Tutankhamon, questo ragazzo eccezionale, a cui io voglio molto bene, veramente, questo ragazzo ha avuto una nutrice, una donna che è stata vicino a lui, una donna molto giovane, ed è stata trovata la tomba della nutrice, che adesso vi faccio vedere in anteprima. Wow! Thank you.
anche a me questa maschera, vi giuro, l'emozione è la stessa di quella originale, anche se è una copia fatta con tutta l'attenzione ed è qui, penso che la possano vedere. Quindi è veramente una cosa unica. Nella prossima serie di Freedom, per ogni puntata ci sarà un servizio sull'Egitto. Sono 13 puntate e la prima sarà interamente su Tutankhamon. Nelle altre, essendo un magazine, si parlerà di tante cose. Tant'è vero che sono appena tornato a Istanbul e sto partendo domani per un giro in Italia, in ogni puntata ci sarà uno dei quattro servizi dedicato all'Egitto, quindi per voi appassionati come me ce ne sarà per più di 3 mesi per guardare tutto questo. Avete visto il pozzo dove era sepolta la nutrice? Quando si dice 12 metri non ci rendiamo mai conto di quanto possano essere. Ecco, 12 metri è un palazzo di 4 piani. È come se voi vedete dal terrazzo del palazzo di 4 piani terra. Non è una cosa da poco, eh? Quindi uno si deve sempre mettere d'accordo. Come quando io dico, ma avete visto la piramide di Cheope che manca la puntina, no? Quella puntina è 12 metri. È come vedere un palazzo di 4 piani sdraiato sul vertice della piramide di Cheope, dove sembra mancare una piccola punta. Questo per farvi capire la grandezza di quella costruzione che non si riesce ad apprezzare perché stando in una zona ancora desertica non ha di fianco un palazzo per far vedere guarda quanto è piccolo rispetto a questa costruzione gigantesca. Ma torniamo alla tomba di Tutankhamon. È visitata da molte persone da una particolarità, una eccezionalità. Tutankhamon è ancora lì dentro, il suo corpo è ancora dentro la tomba. E voi vedete il corpo di questo ragazzo morto a 19 anni, la sua mummia, ormai senza più gli ornamenti, sotto un lenzuolo da cui spunta solo la testa e i piedi, in una teca di cristallo con la temperatura e l'umidità controllata. Tra poco questa mummia, si dice, verrà portata a Gem, anche lei, e quindi lui uscirà definitivamente dalla sua tomba dopo esserci stato fino ai tempi moderni. Bene, quel ragazzo mi ha trasmesso tanta emozione. Spero che una piccola parte di quell'emozione io l'abbia trasmessa anche a voi oggi, sì, perché io vorrei mostrarvi adesso un'immagine, un fermo immagine, una sola stilo, una fotografia di un attimo nel quale ho potuto guardare negli occhi quel ragazzo. Alessandro, per favore. Stare insieme pochi minuti in silenzio. Grazie a tutti. Cerco di farlo anche per l'Italia e per la passione di tutte le persone che vogliono sapere di più.